Johnson e ringrazio il New Policy Forum e la Fondazione Italiana per l'invito ad accompagnarmi durante questi giorni. Purtroppo siamo tornati ieri dall'Expo dove abbiamo presentato il nostro volume Terra e Cibo, insistendo sul paradosso dell'abbondanza, e dunque solo questa mattina ho potuto giungermi ai lavori. Questo passaggio all'Expo mi permette uno spunto per alcune digressioni iniziali, una breve rassegna stampa. Stando alle recentissime stime della FAO, 57 paesi su 129 non hanno raggiunto l'obiettivo 1C di dimezzare la fame entro il 2015. Aumentano spaventosamente le disuguaglianze all'interno di ogni nazione e fra le nazioni. Migliaia di persone muoiono attraversando il Mediterraneo, o perdono somme folli tentando di raggiungerlo, o vivono in schiavità, prima e dopo averlo raggiunto. Ma quando i vescovi africani vengono a parlare con noi, spesso ci dicono: nella mia diocesi lavorano migliaia di asiatici. Si insiste ripetutamente sulla cosiddetta sovrappopolazione, sul pericolo della demografia in zone povere, sulle politiche di controllo forzoso delle nascite, nelle zone dove lo sviluppo non è stato portato, però gli investimenti per portare le armi e le munizioni ci sono state. I meravigliosi progressi dell'informatica, della tecnologia, ci stanno anche dando più possibilità per il crimine online, la speculazione e la pedopornografia. La comunità internazionale non sembra in grado né determinata a fermare violentissimi gruppi che stanno insanguinando e terrorizzando il Medio Oriente e l'Africa. E fa bene, penso, ricordarsi che un po' all'est dell'Europa sono in azione blindati e artiglieria pesante. Ecco, scusatemi la rassegna stampa veramente vaga, perdonatemi per una allegoria ancora più azzardata, ma sembra che siamo in un'automobile senza controllo verso più muri successivi o simultanei. Non sappiamo veramente chi stia guidando l'automobile, a chi sia intestato, abbiamo anche perso il controllo di chi è già saltato dal finestrino. In mezzo a tutto questo, a questa comunità internazionale che stenta a difendere i diritti umani, abbiamo il clima. Siamo nell'ora della globalizzazione dell'indifferenza, nella cultura dello spreco, dello scarto, ma abbiamo il clima. Più che l'esaurimento degli oceani, più che la violenza e la corruzione intorno all'accaparramento delle terre, è il clima che preoccupa governi, cancellerie, opinione pubblica, associazioni. La COP21 di Parigi è un appuntamento al quale si arriverà dopo anni di preparazione. Potrà non essere una priorità per tutti. Per chi è venduto come merce sessuale in un mercato asiatico del Medio Oriente, per chi sta morendo di fame in questi giorni, in queste ore, può non essere una priorità. Ma stiamo arrivando preparati a questo appuntamento da anni, da molti negoziati, da processi intermedi, e potremmo aspettarci, siamo in posizione di aspettarci che in un simile processo, in una simile scadenza, la comunità internazionale dia il meglio di se stessa. Diceva Papa Francesco, rivolgendosi alla COP di Lima 2014, la lotta efficace contro il riscaldamento globale sarà possibile unicamente attraverso una risposta collettiva, responsabile, che superi gli interessi e i comportamenti particolari. Leggendo però le successive e recenti bozze, vediamo che ci sono fortissime divergenze. Ogni Stato sta difendendo i suoi interessi, ogni negoziatore sta difendendo la sua bistecca. Sul livello di vincolo, sugli obblighi di reporting. Posso fare veramente quello che voglio, posso proporre quello che mi pare, oppure ci sarà qualcuno che dovrà controllare se quello che propongo lo faccio veramente, qualcuno che dovrà controllare se quello che faccio è pertinente, è sufficiente, è proporzionato con le mie risorse.
grandi, grandi ostacoli, grandi contraddizioni rimangono fino a Parigi. Siamo in un processo significativo, realizzare una nuova architettura per il post-protocollo di Kyoto, una nuova architettura istituzionale. La sfida è quella di realizzare in modo corale un meccanismo di governance rispettoso della sussidiarietà e che rispecchi il principio onusiano delle responsabilità comuni ma differenziate. E dinanzi a ciò ogni Stato sta difendendo la sua bistecca e non pare che un ulteriore rapporto di un qualche gruppo di clima possa cambiare qualcosa. Spesso si dice, per semplicità, il 95% degli scienziati pensa al 95% di sicurezza, che il cambiamento climatico è al 95% colpa degli uomini, statistiche simili. Probabilmente se domani esce un rapporto o una dimostrazione scientifica che dice no, è il 98%, questo non cambierebbe nulla ai negoziati in corso. Possiamo allora trovare soluzioni adeguate, concordi? Esiste veramente un imperativo etico di agire, un chiaro, definitivo, improrogabile imperativo etico di agire? Questa è la domanda che pongo. L'altra domanda è perché la Chiesa interviene in queste discussioni? Perché ha a cuore il benessere dell'intera famiglia umana e del mondo nel quale vive? Nella misura in cui riusciamo a realizzare il regno di Dio, questo avrà anche un'influenza sui rapporti, sulla giustizia, sulla società, sui modelli di sviluppo. Gli insegnamenti della Chiesa sulle situazioni contingenti, scrive il Papa nell'esortazione alla gioia del Vangelo, non possono rimanere astratte, devono interpellare, bisogna ricavarne conseguenze pratiche. La Chiesa ha a cuore il bene comune della famiglia umana e al contempo è profondamente consapevole e promotrice della dignità di ciascuna persona. Dobbiamo recuperare questa visione. Siamo all'epoca della globalizzazione dell'indifferenza, ma anche del riduzionismo antropologico. Se non sappiamo di essere fratelli e sorelle, chi ce lo fa fare? Perché? Possiamo forse pensare ad una pace per privilegiati, una pace per alcuni nel loro cantuccio irrigato, con delle mura che li proteggono dall'immigrazione, con abbondanti risorse economiche, con quel potere che il loro livello tecnologico, politico, economico, militare ha dato loro di controllare le risorse naturali. Si può pensare ad una pace per alcuni, ma non è la vera pace. La pace è con tutti e per tutti. La pace è fraternità. Il titolo del primo messaggio per la giornata mondiale della pace di Papa Francesco è Fraternità, fondamento e via per la pace. Questa è la motivazione che dobbiamo recuperare. Adottiamo dunque con risoluzione questa visione. Una famiglia umana, un pianeta di cui prendersi cura. Già lo aveva chiaro Leone XIII, fine del XIX secolo. Il genere umano deve prendersi cura del pianeta. E all'epoca non c'erano preoccupazioni ecologiche. Questo deve aiutarci a riflettere a quello che la Chiesa chiama la destinazione universale dei beni. In tale prospettiva vorrei rimarcare alcuni aspetti alla luce del messaggio del Papa per la COP di Lima e anche dell'intervento del Cardinale Parolin, segretario di Stato all'incontro al summit sul clima svoltosi a New York lo scorso settembre. Vi è un imperativo morale ad agire che interpella ognuno di noi e ogni paese circa la nostra comune responsabilità a proteggere il nostro pianeta e la famiglia umana, a valorizzare il creato per il bene della presente generazione come di quelle future, garantendo a tutti la possibilità di vivere in un ambiente sicuro e sano. Lo abbiamo sentito negli ultimi momenti e anche nel testo di lavoro questa mattina. Le basi tecnologiche operative già esistono. Non dobbiamo inventare la ruota. Si tenga presente però che le forze di mercato non basteranno a portare questo cambiamento. Dobbiamo insistere sulla dimensione educativa, etica, umana.
preoccuparci della dignità umana, della cosiddetta ecologia umana. Occuparsi dell'ecologia in una visione di trascendenza è importante. Siamo creature, non siamo i padroni, i proprietari, i creatori del mondo, ma non abbiamo neanche lo stesso livello di consapevolezza o di responsabilità della pianta, dell'animale. La natura è un dono di Dio. Dio la ama e ci chiede di amarla. Dobbiamo comportarci come amministratori passeggeri, amministratori temporanei della natura. In questo senso, il cambiamento climatico diventa l'occasione di una profonda, solidale e lungimirante reimpostazione dei modelli di sviluppo e degli stili di vita. Serve un radicale cambiamento di paradigma. A questa questione il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ha dedicato lo studio Energia, Giustizia e Pace. È legittimo negoziare, ma i negoziati devono proseguire nel quadro di una famiglia umana e del suo bene comune, ricordando che il tempo è superiore allo spazio. Auspico dunque che i negoziatori sappiano dialogare animati dai valori di giustizia, rispetto ed equità. È una questione di pace. Grazie mille.